i due volti del tempo. Sarà poi possibile determinarli? E in che cosa consistono questi volti del tempo? Già la parola volto e la parola tempo hanno loro stesse come significato delle derivazioni molto importanti. Intanto noi salutiamo l'autore del libro I due volti del tempo. Buonasera Alessandro Orlandi. Buonasera, buonasera. E grazie per essere insieme con noi qui nel posto delle parole per raccontare questo libro I due volti del tempo su caso e sincronicità. Stamperia del Valentino. Piccolo ma attiva casa editrice napoletana. Ecco, e fa di Napoli veramente un punto d'orgoglio, come è giusto che sia. Alessandro Orlandi, leggo per gli ascoltatori in questa scheda: matematico, editore, museologo e musicista. Queste quattro realtà messe insieme, come mai? Tra matematico, editore, museologo e musicista, e aggiungiamo anche scrittore. Sì, beh, la scrittura non mi ha mai abbandonato da quando avevo 16 anni, però non riesco a considerarla una professione, è una cosa che faccio con enorme piacere, scrivo prevalentemente saggi. Questo infatti è un saggio che si propone di investigare da vari punti di vista il principio di sincronicità che venne enunciato, ricordo, da Jung e Pauli. Di recente, credo, una casa editrice Athlon ha rieditato il libro La sincronicità di Jung. E la domanda era i due volti del tempo? I due volti del tempo, ma adesso piano piano entriamo a respirare l'aria di questo saggio, da una parte complesso, ma di una non è un saggio per addetti ai lavori, ma un saggio per chi ha il dono della curiosità, nel senso di curiositas, perché qui entriamo veramente in un'atmosfera molto molto importante da un punto di vista storico, che ci fa comprendere anche il respiro del tempo attuale. Alessandro Orlandi, io in apertura di conversazione vi sono soffermato sulle due parole volti e la parola tempo. Ecco, la parola volto ha in sé la coniugazione del verbo voltare, già di per sé è già una fase di un tempo, ecco, e i volti qui sono le raffigurazioni, vediamo in faccia il tempo, ecco, con una macchina del tempo per l'appunto, che Alessandro Orlandi ci mette a disposizione, noi incominciamo a entrare nello sviluppo di questo saggio, seppure nella brevità di questa conversazione, andando nell'anno 1449. Era il 9 di gennaio e questo libro si apre proprio con questa data, perché in questa data succede qualche cosa. Che cosa, Alessandro Orlandi? Dunque, in questa data a Milano si è tenuta in piazza Sant'Ambrogio la prima lotteria della storia, che era stata inventata da un banchiere per sostenere con i relativi introiti la Repubblica Ambrosiana nella guerra contro Venezia. La lotteria viene presa a emblema del bisticcio tra caso e fato e determinismo. E i due volti del tempo di cui si parla nel libro sono il tempo così come viene inteso dalla storia delle religioni e dalla spiritualità da un lato, e il tempo così come lo vede la scienza dall'altro, quindi misurabile, controllabile, che in realtà nella fisica moderna, come ho cercato di mostrare in uno dei capitoli e come ha mostrato molto bene Carlo Rovelli nel suo libro dedicato al tempo, e così non si lascia definire, perché anche la fisica moderna stenta a dare un'immagine di a restituirci un'immagine di tempo che si accordi con il concetto intuitivo che tutti ne abbiamo. E questo concetto Poi, intuitivo. I due volti del tempo sono anche il passato e il futuro, come sì. I due volti del dio Giano ci rivelano. E qui c'è tutta quanta la questione del tempo, introducendo anche la mitologia del dio Giano. Ma se nemmeno la fisica moderna, con tutte le potenzialità che per l'appunto la fisica moderna ha dalla sua, come possiamo mai determinare, non dico esattamente, ma quantomeno avvicinarci ai volti del tempo, Alessandro Orlandi? Dunque, dal punto di vista della fisica moderna,
è quasi più facile dire ciò che il tempo non è piuttosto che ciò che il tempo è. Il tempo non è unico per tutti gli osservatori perché scorre più velocemente o più lentamente in prossimità di forti concentrazioni di massa, oppure cambia a seconda che ci si muova a velocità prossima a quelle della luce o a velocità prossima a quelle che noi sperimentiamo su questa Terra. Poi la struttura dello stesso spazio-tempo è determinata dalla presenza di campi gravitazionali. Non è possibile parlare di un unico presente per tutto l'universo, come ingenuamente molti di noi ancora fanno. Anche la stessa differenza tra passato e futuro non è univocamente determinata, ma è relativa all'osservatore in alcuni casi. E spazio e tempo non sono isomorfi alla retta reale e quindi non godono della potenza del continuo, ma sembra che abbiano una natura granulare, cioè non possono essere definiti al di sotto di una certa scala. E infine il mondo andrebbe pensato come costituito non da cose, da oggetti, come noi tendiamo a pensarlo, ma da eventi in continuo mutamento, come faceva Eraclito, insomma. E così si potrebbe continuare a lungo, quindi la fisica moderna ci restituisce un'immagine a suo modo rigorosa di tempo, ma del tutto difforme da quella che noi abbiamo istintivamente. E se Eraclito aveva una concezione del tempo così moderna, noi così moderni come pensiamo di essere dovremmo riprendere la sua concezione, non tanto vedere il mondo, come diceva giustamente lei, come un insieme di oggetti, ma come un insieme di cose che accadono. E le cose che accadono creano anche, ovviamente, creano il tempo e sono create nello stesso tempo da questo fattore così importante. Alessandro Orlandi, vorrei, prima di addentrarci ancora di più nel libro, restare su quello che lei già subito, nelle prime pagine del suo saggio, I due volti del tempo, ci mette di fronte come esperienza di conoscenza necessaria, ovvero il caso e la sincronicità. Lei ha già citato Jung e Pauli, perché ci viene molto in aiuto, direi quasi in soccorso su questo tema, per rappresentare bene quest'idea, l'elemento della psicoanalisi. Sì, oltre a quello della fisica, della magia e di tante altre cose, ma l'elemento della psicoanalisi credo che sia fortemente particolare. Sì, perché la definizione di sincronicità che da Jung è strettamente legata ovviamente alla sua professione di psicanalista, e è anche molto interessante la definizione che ne dà Jung e la concezione che cerca Pauli, che invece è un fisico, ricordo che è stato anche premio Nobel per la fisica. L'uno che, partendo da esperienze psichiche e spirituali, Jung cerca di trasportare verso la scienza il rigore ciò che sperimenta in quei campi, e l'altro, che viene invece da esperienze riguardanti quella scienza rigorosa che è la fisica, che cerca in qualche modo di spiritualizzarla. E la sincronicità di due eventi viene in qualche modo concepita come il verificarsi di due eventi concomitanti che si percepiscono come molto significativi nel loro essersi verificati nello stesso istante, ma che non sono legati tra loro da una relazione di causa-effetto. Se lasciamo parlare Jung, per Jung due eventi sono sincronici quando un'immagine inconscia si presenta direttamente o indirettamente alla coscienza, come sogno, idea improvvisa o presentimento, e allo stesso tempo un dato di fatto, un evento, obiettivo, coincide con questo contenuto. Mentre Wolfgang Pauli si propone di ampliare la concezione scientifica del mondo conducendola verso la parapsicologia e la biologia e i fenomeni della vita, e cerca di associare alla sincronicità quello che in fisica è il principio di complementarietà tra natura corpuscolare e natura ondulatoria della materia, che lui associa in qualche modo alla dualità tra spirito e materia. Devo dire che tutto sommato, quando ho letto questa cosa, Alessandro Orlandi, il fatto che
se ricordo bene, e che non dica delle stupidaggini, la cosa che mi ha sorpreso è che sia stato Paoli che si è occupato molto in modo teorico della psicologia del profondo di Jung. Paoli è stato paziente di Jung, aveva dei disturbi, mi sembra di ricordare, di tipo ossessivo e compulsivo, e aveva una grande ricchezza immaginativa, tanto che nel libro di Jung, Psicologia e Alchimia, alcuni degli spunti sono venuti dalle sedute di psicanalisi di Wolfgang Pauli. Credo, ma non ne sono sicuro, che da questi loro incontri anche professionali di psicanalista con il paziente sia nata l'idea del principio di sincronicità. Il tema della sincronicità e il tema del caso sono cose che ci attraversano. Attraversano anche, Alessandro Orlandi, un tema importante che è presente in tutto questo libro, ovvero la realtà dell'anima, perché è da qui che noi ci muoviamo ed è da lì che noi cominciamo il nostro esistere e fino al nostro ultimo respiro. E il principio di sincronicità in qualche modo è un tentativo di abbracciare insieme i contenuti della scienza e le realtà dell'anima di cui si occupa anche la psicanalisi. Se questo tentativo sia riuscito oppure no è difficile dire, perché gli eventi di cui si occupa il principio di sincronicità difficilmente possono rientrare appieno nel dominio della scienza, dato che non si tratta di eventi riproducibili e dato che il principio di falsificabilità di Popper è difficilmente applicabile a questi eventi, perché sono eventi unici nel loro verificarsi, cioè appunto non sono ripetibili. La polemica che oppose Adorno e Popper sulla scientificità delle scienze sociali potrebbe abbracciare pure questo principio di sincronicità, e Popper avrebbe facile gioco a dire che la scienza non potrebbe mai occuparsene. Tuttavia è il tentativo migliore che conosciamo per avvicinare le realtà dell'anima ai contenuti della scienza, almeno a mio parere. E io direi di introdurre un altro elemento in questa conversazione per far entrare i nostri ascoltatori, i prossimi lettori, a respirare l'aria di questo libro, respirare l'aria orientale. L'Oriente ha molto da dire su questo principio. Possiamo dire in maniera molto semplicistica, Alessandro Orlandi, se sbaglio abbia la compiacenza di fermarmi, che sincronicità potrebbe quasi corrispondere alla parola Tao? Non siamo così lontani. Spiego quello che voglio dire. C'è una apparente irriducibilità tra il tempo della vita che scandisce la nostra vita di tutti i giorni, il tempo dell'accadere della normale vita, e il tempo che invece sperimentano gli iniziati nelle religioni orientali, che è un tempo in cui un istante può dilatarsi fino a diventare una vita intera, come succede agli iniziati del dio Vishnu, che li rapisce, gli fa vivere un arco intero di vita, poi li riporta un istante dopo da dove li aveva rapiti. Nello spirito del religioso che si dedica a pratiche meditative e che riesce a conciliare tra loro questo gran tempo, questo tempo infinito che si misura in migliaia, centinaia di migliaia o milioni di anni, e il tempo brevissimo delle nostre vite che si misura nell'accadere quotidiano, in colui che medita, in colui che pratica discipline spirituali, in particolare in Oriente, l'irrompere del tempo sacro, del tempo divino nell'accadere quotidiano viene percepito come rivelazione, come istante luminoso, pieno di significato. Ebbene, gli eventi di cui si occupa la sincronicità sono eventi di questo genere, eventi che ci appaiono significativi per questo motivo. Il Tao insegna a scorrere come l'acqua attraverso la vita, percependone la trama segreta, adattandosi a quella trama e quindi avendo una continua connessione con lo spirituale.
Dunque chi segue il Tao, per così dire, percepisce il mondo come un continuo evento sincronico, anzi la stessa idea di sincronicità forse l'abbandonerebbe una persona che seguisse il Tao, perché avrebbe la percezione dei due tempi in ogni istante della sua vita, il tempo eterno degli dèi e quello caduco degli uomini. E quindi potrebbe essere considerato un passo avanti oppure no rispetto alla sincronicità junghiana? Beh, la sincronicità junghiana è un tentativo di conciliare la scienza e la spiritualità, come dicevo. Almeno io lo interpreto specialmente dal punto di vista di Pauli, che muove dalla scienza verso la spiritualità, mentre Jung muove dalla spiritualità verso la scienza. E mentre questo di cui parlavamo, del taoismo, è già un aver abbracciato una via spirituale, quindi non vedo un paragone diretto. Diciamo che il punto di vista dello scienziato non è contemplato dal taoista, il taoista è già su una sua via spirituale, credo. E a proposito di spiritualità, in questo libro gronda della parola spiritualità, spiritualità anche attraverso delle cose che possono apparire lontane, i Ching, i tarocchi, la stessa astrologia. Chiaramente non è l'astrologia come intendiamo oggigiorno, è l'astrologia quella con un significato ovviamente antico, ma che ha una forma di espressione talmente alta che nella prospettiva del tempo quell'astrologia ci parla ancora adesso. E che cosa può dirci Alessandro Orlandi? Questo fatto di aver citato varie, chiamiamole, arti divinatorie, cioè i Ching, l'astrologia o i tarocchi nel libro, ha a che fare col fatto che diciamo coloro che consultano le stelle oppure che consultano i bastoncini di mille foglie o i gusci di tartaruga nel caso della nascita dei Ching o le carte nel caso dei tarocchi cercano attraverso i loro gesti di stabilire un rapporto sincronico tra il desiderio del consultante di sapere qualcosa sul futuro e ciò che accade. Quindi cercano di provocare artificialmente un evento sincronico che sarebbe la consultazione. La divinazione è una forma decaduta di quella che nell'antica spiritualità dei misteri di Dioniso, di Iside, di Osiride, eccetera, era la teurgia, cioè il tentativo di mettersi in contatto con il divino per averne un riflesso e di conoscenza sulle vicende umane, quindi di stabilire questo ponte, questa porta tra il mondo degli uomini e il mondo degli dèi. Per questo motivo le arti divinatorie, che da teurgia scadono a quella che i romani chiamavano goteia, cioè spesso imbroglio e falsificazione della realtà, sono però interessanti nella concezione che hanno tra il tempo profano di tutti i giorni e il tempo degli dèi. Vorrei ritornare su una parola che abbiamo citato poco fa, perché questa parola è molto importante ed ha il senso anche della scrittura dei due volti del tempo, ovvero nel capitolo Il tempo della scienza, la scienza del tempo, c'è un'ampia presenza dedicata alla spiritualità. Ecco, che posto ha in tutti questi discorsi, queste ricerche, questa psicanalisi, questa filosofia, questa fisica e quant'altre cose, che posto ha la spiritualità? Allora, muovendo da quello che abbiamo detto all'inizio, quello che era che è stato il percorso di Jung e quello che è stato il percorso di Pauli, cioè avvicinare scienza e scienza dell'anima. La persona che percorre un percorso spirituale, sia esso induista, ebreo, cristiano, musulmano, buddista o di qualsiasi altra disciplina, cerca di coniugare le vicende della sua vita caduca, materiale, mortale, con una parte spirituale che non destinata a non perire.
nel caso degli antichi egizi, gli antichi egizi pensavano che i corpi dell'uomo potessero essere molteplici e che accanto al corpo fisico ce ne fosse, noi cristiani pensiamo a spirito, anima e corpo, loro ne contemplavano addirittura 9. E quindi materialmente si trattava di stabilire un rapporto più stretto tra i vari corpi dell'uomo in modo che dialogassero tra loro. Nel linguaggio moderno si tratta di nutrire non solo il corpo fisico ma anche l'anima, e questo nutrimento è il loro rapporto con un terzo principio che è lo spirito, tutto quello che è il mondo dell'invisibile. Naturalmente se si abbraccia una visione materialista della realtà, tutto ciò non è che vuota chimera. Lei chiude il suo libro, Alessandro Orlandi, mettendoci per certi aspetti alla prova della nostra comprensione tra la sincronicità e il caso, la coincidenza, raccontando alcuni aneddoti. Ne vogliamo estrarre uno tra questi? Beh, il primo che mi viene in mente è l'ultimo, che diciamo racconto per la sua prosaicità, dato che abbiamo forse abusato anche della parola spiritualità, in questo caso non c'è nulla di spirituale. Si trattava di una mia amica che insisteva per fare un viaggio insieme paracadutandosi sul fiume Orinoco con un kit di sopravvivenza. Io premetto che sono anche ho abbastanza paura dell'aereo, figuriamoci del paracadutarsi, però per curiosità e per quieto vivere non avevo mai contraddetto questa sua richiesta, finché un giorno, mentre era a pranzo da lei, mi ha messo con le spalle al muro e ha detto: io faccio i biglietti per questo viaggio, ci facciamo allora paracadutare sull'Orinoco, vieni, o è un sì o è un no. Eravamo a casa sua in un grande salotto sviluppato tutto in lunghezza, e dalla parte opposta del salotto c'era un grande televisore. Alla fine della sua domanda, vieni o no, questo televisore che era spento si è acceso da solo e c'era una specie di film tipo Tenente Sheridan, c'era un investigatore con impermeabile e cappello floscio che diceva ad altissimo volume: io se fossi in te non ci andrei. Dopodiché il televisore si è spento. Un evento sincronico, insomma. Un evento sincronico chiarissimo, proprio per spiegare che cosa è. Se abbiamo per certi aspetti abusato della parola spiritualità, non possiamo abusare invece della parola scienza, perché è vero, la parola scienza qui ha un diritto di cittadinanza straordinaria, che sia una scienza difficile a comprendere per noi comuni mortali, nel senso che non abbiamo un percorso di conoscenze così dentro la psicanalisi, la fisica e via discorrendo. Però in ogni modo, meno male che la scienza ci permette di andare avanti, e credo anche, e qui ritorno al tema della spiritualità, che la spiritualità in un certo qual modo possa anche aiutare la scienza. Credo che sia molto pericoloso vivere la propria umanità lasciando disgiunte la scienza e la spiritualità. C'è un passo del Fausto di Goethe, che io cito adesso a memoria perché non ce l'ho davanti, che dice più o meno: così riconosco il sapiente, parla Mefistofele prendendosi gioco degli scienziati troppo materialisti. Quel che non pesate per voi è senza peso, quel che non misurate per voi è senza valore, quel che non potete tradurre in denaro per voi non ha nessuna utilità. Ecco, questa visione della scienza è una visione della scienza da abbandonare. Lo scienziato avveduto, lo scienziato utile all'umanità è uno scienziato che sa coniugare in se stesso la tensione verso lo spirituale e la tensione rigorosa verso il conoscere e verso le regole che la scienza si è data per comunicare e per avere una certezza delle proprie affermazioni, che per ciò stesso non sono mai affermazioni definitive, ma sempre devono essere soggette a verifica e poter essere falsificabili.
Quando leggevo questo saggio, Alessandro Orlandi, io speravo che ci fosse proprio questo elemento che mi facesse toccare con mano, che succedesse qualcosa, come lei ha raccontato poco fa, l'aneddoto della sua amica del televisore che si accende e così via. Ecco, e nulla mi è successo, o magari mi è successo e non me ne sono accorto. E non è nemmeno coincidenza mentre leggeva il libro che succedesse. Certo. Certo, e non è nemmeno successo durante questa conversazione, un caso di sincronicità che poteva per certi aspetti attraversarci. Ricordiamo i nostri ascoltatori il libro che abbiamo raccontato di Alessandro Orlandi, pubblicato dalla stamperia del Valentino, I due volti del tempo su caso e sincronicità. Prima di salutarci però, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Il libro che mi fa compagnia in questi giorni è I demoni di Dostoevskij, che sto rileggendo. I demoni di Dostoevskij. E in che modo? E in che modo quella storia può essere attraversata dagli argomenti che noi abbiamo toccato finora? Beh, dalle coincidenze significative, credo che lì ce ne siano parecchie. È un libro che tocca moltissimi aspetti delle profondità dell'anima, e quindi è un libro che credo sarà per sempre attuale. Lei tra l'altro è anche editore della casa editrice La Lepre. Sì, una casa editrice che si chiama La Lepre Edizioni. Ecco, qual è l'ultimo libro che avete pubblicato? Anche se dire ultimo libro in questo tempo di coronavirus è molto relativo. È un libro sospeso nel tempo, perché sono due libri che sono usciti insieme, che sono Il segreto di Ippocrate di Isabella Bignozzi, che è un romanzo saggio quasi, per la rigorosità con cui lei ha fatto le sue ricerche, sulla vita di Ippocrate, del primo medico della storia. E l'altro libro si chiama La gatta della regina, di Domitilla Calamai e Marco Calamai de Mesa, che è invece un romanzo che si svolge all'inizio del 1500 tra Tenerife, la Spagna e l'Italia. E questi due romanzi, Il segreto di Ippocrate e poi La gatta della regina, i nostri ascoltatori li possono trovare, se hanno la curiosità di ascoltare la conversazione con gli autori, la possono trovare per l'appunto nelle pagine del nostro sito ilpostodelleparole.it. Intanto grazie davvero Alessandro Orlandi per il tempo che ci ha dedicato. Grazie mille a lei e anche per le belle domande che mi ha fatto. Buonasera.